Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Indusil Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Ultimo aggiornamento. 3 gennaio 2022. Cos'è Indusil? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere Indusil durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è Indusil? Indusil è un farmaco a base del principio attivo cobamamide, appartenente alla categoria degli antianemici e nello specifico vitamina B12, cianocobalamina e analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Indusil può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni Indusil 30 mg gocce 15 ml 2 mg / ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe. C. Principio attivo. Cobamamide gruppo terapeutico. Antianemici forma farmaceutica. Gocce indicazioni in tutti i casi di carenza di vitamina B12 per aumentata richiesta e ridotto apporto dietetico. Posologia adulti. 10, 20, gocce 2, 3 volte al giorno, 10 gocce uguale 1 mg. Popolazione pediatrica. 10 gocce 2, 3 volte al giorno. Non superare le dosi consigliate. Modo di somministrazione le gocce possono eventualmente essere aggiunte ad acqua o latte ed altro liquido, immediatamente prima della somministrazione e senza che ne venga modificato il sapore. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo, ad altre sostanze dalla struttura chimica simile a cobamamide, in particolare cianocobalamina, idroxocobalamina, etiocobalamina, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego i prodotti contenenti cobamamide non dovrebbero essere somministrati ai soggetti anemici se non sulla base di indagini volte a stabilire l'esatta natura dell'anemia. Una somministrazione non mirata del prodotto può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono stati effettuati studi di interazione. Non sono note interazioni con altri farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it assumere Indusil durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere Indusil durante la gravidanza e l'allattamento? Gli studi sugli animali non mostrano una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. L'uso di Indusil durante la gravidanza può essere considerato, purché vengano rispettate le normali dosi terapeutiche e sussista, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati l'impiego di cobamamide può raramente essere seguito da reazioni generali di ipersensibilità, febbre, ipotensione, eruzioni cutanee, anafilassi. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vitamina B12 antianemico, codice ATC. B03-04. La cobamamide è la forma coenzimatica della vitamina B12 dotata di forte potere anabolizzante. Nell'animale favorisce la ritenzione azotata, contrasta l'effetto, proprietà farmacocinetiche la cobamamide viene assorbita gradualmente dall'intestino, si lega alle proteine plasmatiche e si accumula preferibilmente nel fegato e in minor misura nel rene. Il rapporto di incorporazione rene/fegato per la, dati preclinici di sicurezza, ha una scarsissima tossicità. La DL50, OS, EV, IP, è superiore a 2000 mg/kg. Anche le prove di tossicità cronica documentano una buona tollerabilità della cobamamide fino a dosi D, elenco degli eccipienti flacone polvere. Mannite. Flacone solvente. Benzalconio cloruro acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.